Allora, al momento può sembrare brutto, ma non è collegato alla pandemia. Il problema è che stanno varando una riforma del nostro settore sulla legge quadro, una legge ormai datata 1986, che è totalmente inadeguata ed è stata stravolta dal testo originario. E questo non deve accadere, non ci possiamo permettere che passi una legge di riforma peggiorativa rispetto a quella preesistente. E il nostro impegno è sempre più gravoso sulla strada, siamo a fianco delle altre forze di polizia, questo senza nessun riconoscimento. E questi ultimi periodi anche del Covid, che hanno visto aumentare anche le nostre competenze, e questo non ha certo giovato a questa riforma. Noi sinceramente eravamo un po' ottimisti, pensavamo che questo un po' aiutasse, invece niente, qualcuno ha visto bene di stravolgere il testo originario e l'ha fatto peggiorativo. Senta, quali sono i punti a cui voi tenete di più e che invece vi sembrano stravolti? La parte principale è quella previdenziale e assistenziale, non abbiamo le stesse tutele delle altre forze di polizia, qui non si parla di stipendio perché gli stipendi più o meno sono quelli, si parla proprio di un fatto di tutela previdenziale e assistenziale, in quanto noi facciamo lo stesso lavoro delle altre forze di polizia ma con un contratto del comparto enti locali, quindi noi siamo di fatto impiegati comunali con una divisa e una pistola e questo non l'accettiamo più. La legge, pur essendo nazionale, lascia delle maglie troppo larghe alle varie regioni e amministrazioni locali. Questo consente in talune situazioni di avere la polizia municipale al fiore all'occhiello, ricca di dotazioni e quanto altro, e altre amministrazioni che la tengono un po' come il fanalino di coda. Questo purtroppo dal nord al sud si vede un po' di tutto e questo è uno dei nostri più grandi mali perché non c'è uniformità a livello nazionale. Quando verrà fatto questo sciopero a carattere nazionale? Il giorno individuato è il 15 gennaio presso i capoluoghi di ogni regione. E nel caso nostro lo faremo a Firenze insieme a tutti i colleghi della Toscana.